mismo que un árbol. En tiempo de otoño se queda sin hojas. Qualcuno ha definito la sua una vita fragile. L'ha scritto il poeta Pablo Neruda sull'epitafio della tomba di Tina. E il titolo anche di una biografia della scrittrice nordamericana Mildred Constantine. Lo dice anche una canzone interpretata da Cisco, dei Modern City Ramblers. Io credo però che se ripercorriamo tutta l'esistenza di Tina Modotti, si dimostri tutt'altro che una vita fragile. Y entonces comprende cómo están de ausente las cosas queridas. Impara i primi rudimenti di fotografia dallo zio, che ha uno studio fotografico affermato ad Udine. Il padre e la sorella si trasferiscono a San Francisco in cerca di lavoro e Tina, a soli 17 anni, affronta il viaggio. Udine, New York, San Francisco, da sola, per raggiungerli. Conosce ad un'esposizione il poeta e pittore Robo, con cui si sposa. Viene chiamata a recitare per i primi film di Hollywood a Los Angeles. Suena la sirena. De vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Robo si trasferisce in Messico per trovare ispirazione e Tina, dopo le riprese del suo terzo film, l'avrebbe raggiunto, ma Robo si ammala di vaiolo e muore prima che Tina lo raggiunga. Nell'entourage degli amici artisti di Robo, Tina conosce Edward Weston, grande fotografo americano, a cui Tina si propone di fare da assistente. Da lui impara i segreti della fotografia e soprattutto impara una vera e propria professione che le permetterà di essere donna autonoma ed indipendente. Ai de mi, llorona, llorona, tu eres. Mi chunga, me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Tina vive in Messico i suoi anni più belli. Conosce molti militanti del partito politico comunista, fra cui Diego Rivera e Frida Kahlo. Organizza molte feste in casa sua. Fra gli altri conosce il giovane studente cubano Julio Antonio Mena, del quale si innamora follemente. Ma la sera del 10 gennaio 1929, mentre stava rincasando con Tina sotto braccio, lo raggiungono dei colpi di arma da fuoco per mano di sicari dello stesso governo cubano, come dirà lui stesso a Tina morente fra le braccia. Lo che te di, dicen che no tengo duelo, llorona, perché non me ven llorar. Dicen che no tengo duelo, llorona. Perché non me ven llorar? Ayer llorabas por verme, llorona, y hoy lloras porque me voy. Ayer llorabas por verme, llorona, y hoy lloras porque me voy. Questo evento sconvolge la vita di Tina da tanti punti di vista, sentimentalmente prima di tutto, ma la nostra fotografa non riesce neppure a poter vivere il suo lutto, poiché viene accusata lei stessa di essere l'assassina. La casa di Tina viene ribaltata sottosopra, vengono trovate e pubblicate le sue foto di nudo che Weston le aveva fatto alla Zotea, la terrazza di casa. Una forma di violenza anche questa, perché Tina verrà definita come una prostituta depravata dai giornali scandalistici. Viene rinchiusa in cella per 13 giorni e poi rilasciata.
Mackey Messer, der man nix beweisen kann. Jenny Tower war gefunden mit einem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mackey Messer, der vor allem nix gewusst. La imbarcano su una nave diretta a Rotterdam, dove per un caso forse fortuito la polizia olandese non la consegna nelle mani della polizia italiana fascista. E Tina si rifugia, ricercata dai servizi segreti italiani, si rifugia a Berlino. È il 1930. Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkel sieht man nicht. Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkel sieht man nicht. La prima delle quattro lettere che sentirete, e che sono tutte indirizzate ad Edward Weston, la prima è autentica. Immergiamoci dunque in questa camera oscura. Siamo a Berlino nel 1930. Prego. Continuo a scrivergli, sì, un sacco di lettere. Chissà se le riceve davvero. Gli parlo di me, dei miei sogni, di quello che vorrei fare. A volte mi sfogo un po' troppo. Però alcune di queste lettere poi alla fine non gliele spedisco. Berlino, 14 aprile. Mio caro Edward, finalmente a Berlino! Sono in realtà qui già da 10 giorni, ma finora ho dovuto cercarmi una stanza e occuparmi di altre faccende di interesse immediato. Adesso ho trovato una stanza molto conveniente ed intima, dove posso alloggiare quanto a più buon mercato possibile per un paese straniero. Per un po' mi andrà bene. Non sono ancora in grado di dire se resterò o no in Germania, perché sono tante le cose da prendere in considerazione. In primo luogo, voglio stare dove posso riuscire più utile al movimento e dove posso trovare il modo di campare. L'idea di dedicarmi all'attività ritrattistica a Berlino mi spaventa alquanto. Qui ci sono tanti, anzi tantissimi fotografi, davvero buoni, sia professionisti sia dilettanti. Anche la produzione media è ottima, persino quella che si vede nelle vetrine. Inoltre ci sono tantissime restrizioni e tasse enormi per chi svolga un'attività. Per esempio, se la mia padrona di casa qui a Berlino vuole comprare un uovo, devo pagare a lei una tassa. E io, a mia volta, se voglio comprare a lei quell'uovo, devo pagare a lei una tassa. E così via. Una situazione che, come ovvio, è causata dagli spaventosi debiti di guerra imposti a questo paese, e soltanto grazie all'ammirabile tenacia e all'orgoglio teutonici la nazione riesce a tenersi a galla. Ma la tensione a cui è sottoposta la popolazione è evidente. Mai nessuno che rida, tutti passano per la strada con aria cupa, sono sempre di fretta, sembrano perennemente consapevoli del pesante fardello che grava sulle loro spalle. Ma per tornare alla fotografia, ieri ho scattato una foto a una coppia di ciccioni allo zoo di Berlino, qui vicino. Erano loro che mi interessavano, più degli animali in gabbia. Avrebbero potuto stare anche loro in gabbia e magari essere osservati da un essere del futuro venuto da un altro pianeta come esemplari del genere umano. Adesso devo chiudere, Edward, con mio grande dispiacere, perché potrei andare avanti per ore a scriverti di un sacco di cose. Berlino è una città bellissima, anche se non ho ancora visto il sole, neppure per un momento da quando sono qui. E per chi venga dal Messico il cambiamento è piuttosto crudele.
Ma so che la cosa più saggia da fare è dimenticarsi del sole, dei cieli azzurri e di altre delizie del Messico, e che devo adattarmi a questa nuova realtà e una volta ancora ricominciare da capo la mia vita. I miei più cari saluti a Sonia e ai due ragazzi, e sempre la mia devozione a te, caro Edward. Se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Nella notte del 5 gennaio 1942, dopo una cena con amici in casa dell'architetto Hannes Meyer, Tina Modotti muore dentro un taxi che la riportava a casa. Si dice per un presunto, mai accertato e possibilmente falso, attacco cardiaco, visto che l'autopsia non è stata fatta e sul referto medico dell'ospedale si parla di una congestione viscerale generalizzata, il che in termini nostri significa avvelenamento. Vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausente las cosas queridas. Por eso, muchachos, no partas ahora soñando el regreso. Amore simple y a las cosas simples las devora el tiempo.